Ciao, sono Alessandra e mi chiedevo se è veramente così che i brutti hanno meno possibilità di successo nella vita e nella carriera. Io non credo. Ma i brutti sono discriminati. Ci sono degli studi sull'argomento. La cosa buffa è che se una è brutta e non la mettono in un negozio all'ultima moda si capisce, ma i brutti sono discriminati anche quando fanno i lavori di ufficio. Per quale motivo siano discriminati è un mistero. L'altro mistero è perché i brutti non si organizzano come si sono organizzati gli afroamericani, gli omosessuali, cioè non riescono a imporre i propri diritti di non discriminazione. E l'argomento è affascinante, probabilmente perché nessun brutto farebbe il leader dei brutti e un bello non farebbe il leader dei belli, conseguentemente mancherebbe una classe dirigente. E poi il Vangelo è dalla parte degli ultimi che saranno primi, quindi i brutti sono doppiamente sfortunati, che non riescono a organizzarsi il Vangelo con loro.